Siamo con Luigi Cantalupo per presentare la manifestazione che si ripete anche quest'anno dedicata alle bontà bufaline con la festa della bufala che si terrà nella frazione di Matinella nel comune di Albanella dal 7 al 14. Luigi, diciamo ai nostri telespettatori qual è il programma di questa manifestazione che anche rispetto all'anno scorso si è arricchita con appuntamenti musicali e di intrattenimento. È una manifestazione, ricordiamolo, che ogni anno attira centinaia e centinaia di persone provenienti da tutta quanta la regione Campania. Vabbè, la cosa principale quest'anno è che abbiamo inserito dei piatti singoli, che qualcuno che non vuole il completo, normalmente ci saranno dei piatti singoli. Poi la cosa bella è che ogni sera c'è una cosa diversa quando riguarda sulla musica, ci sarà un festival, c'è un karaoke, comunque ogni sera c'è qualcosa di diverso. Anche un complesso di musica popolare per dare la possibilità alla gente, oltre che di gustare insomma dei prodotti tipici, anche di intrattenersi quindi con la musica e con il ballo. Diciamo quelli che sono i piatti che si possono degustare alla manifestazione. La prima cosa è la mozzarella, naturalmente, mozzarella, ricotta, questa qua che sarebbe la di pasta. Poi ci sta un fusillo, naturalmente, fatto con il sugo di bufala o con sugo di vitello. Poi altra cosa ancora, ci stanno delle buone braciole di bufala, roast beef di bufala e un arrosto sempre di bufala. In più ci sarebbe ancora l'arrosto anche di vitello, se qualcuno non vuole quella roba. E poi c'è tanta altra roba ancora da... Tu hai detto che c'è la possibilità del piatto singolo, quindi facciamo qualche esempio. Vabbè, se uno vuole soltanto un piatto di fusilli, c'è anche il piatto di fusilli. Però non è il caso, perché uno deve assaggiare un po' tutto, perché se va a una sagra uno deve assaggiare tutto, si consiglia sempre il completo, naturalmente, non è una cosa... Perché sul completo poi ci stanno bibite, c'è tutto, c'è il dessert, c'è tutto completo. Diciamo, diamo un buon motivo quindi a tutti per partecipare a questa manifestazione. Il buon motivo che si devono spostare un po' tutti, naturalmente. Infatti stiamo avendo delle telefonate su tutta la regione, naturalmente stanno chiedendo informazioni, mai come quest'anno. Sembrava che era una cosa più difficile quest'anno, però sembra che è migliorato qualcosa. Quindi invitiamo tutti a partecipare a questa manifestazione, la festa della bontà di bufala, e vi ricordo dal 7 al 14, quindi è aperti gli stand, sono aperti tutte quante le sere e con un modico prezzo, anche perché i prezzi sono approcciabilissimi, quindi si può partecipare, degustare quindi delle ottime pietanze e anche ballare e quindi divertirsi. Quindi la Matinel Prom vi aspetta alla manifestazione.